Senza materia, questo è il titolo della mia mostra personale che inauguriamo stasera. In realtà non ho niente da dire perché per dipingere non servono le parole. Questo progetto è cominciato 3 anni fa con una semplice idea, quella di parlare con la città di Como. Cercavo una location particolare, un posto che per la città fosse veramente importante e che aiutasse questo mio obiettivo. Dettato i ritmi del posizionamento delle opere, creando un percorso che mi permettesse di denudarle e entrare all'interno di esse, quindi cercarne l'essenza. Subito mi sono reso conto che lo spazio ideale sarebbe stato uno spazio molto grande e quindi mi sono adoperato cercando proprio di ottenere lo spazio più grande che si potesse in questa città, o quasi, che è questo splendido spazio del Broletto. Da lì, una volta che abbiamo ottenuto questo, diciamo, è stata una lunga collaborazione ad arrivare all'essenziale di quello che voleva dire, sia dal punto di vista della costruzione, della scelta delle opere, che dell'installazione. Allestimento, e credo abbia fatto una cosa di assoluto rilievo, cioè si rivive gli spazi del Broletto che io da visitatore avevo visto in molte altre circostanze in un modo completamente diverso e completamente inedito. È un punto di inizio, è un nuovo punto di avvio per la ricerca di Esther, che ha in qualche modo travalicato i confini della tela. C'era comunque l'idea di dialogare con la città di Como, che è la mia città. Poi ho visto le sue opere e mi sembrava che fosse un maturo artista sessantenne, maschio soprattutto, proprio arrivasse abituato alla purezza della materia. La prima mostra che ho visto mi ha colpito. Sono contento che sia dato uno spazio del genere a un artista giovane. Quindi l'invito è proprio quello di passare nella materia per cercare quello che è veramente importante nelle cose, nelle persone, nei fatti.